e benvenuti in un nuovo video di Celidonia Studio. Nel video precedente vi avevo chiesto cosa vi sarebbe piaciuto vedere nei prossimi e grazie di cuore a tutti per i vostri suggerimenti. Li ho trascritti e pian piano ne prenderò ispirazione. Il primo video ispirato dai vostri commenti è di Nytiria Fade. Spero di averlo pronunciato correttamente. Lei in realtà tra i suoi suggerimenti chiedeva un video a tema Halloween con un gatto nero, ma qui si sa che nel mondo di Celidonia dominano conigli e topini, quindi sarà un video a tema Halloween con un coniglio nero. Ed eccolo qui. Ma ora tutti attenti perché vedremo come è nato questo coniglietto nero nella zucca a partire da una pallina di pasta polimerica. A questo punto è il momento di fare una prima precottura. Poi, una volta cotto e raffreddato, aggiungo del fimo liquid e vado a rinforzare con altra pasta polimerica nera dei punti più fragili come quelli delle orecchie. Allo stesso modo creo le zampine.
faccio un'altra precottura e le rinforzo, definendo meglio l'anatomia. Poi, con della pasta grigia, vado a evidenziare le sfumature intorno agli occhi. Sul muso, nelle orecchie creo una base arancione che sarà la base della zucca e vado a fare un'altra precottura. Poi creo la parte interna della zucca con della pasta polimerica arancione un po' più chiara. Faccio anche il cappellino, cioè la parte superiore della zucca. E di nuovo un'altra precottura. Poi con della pasta arancio più scura creo la scorza e la forma definitiva della zucca. Aggiungo il pizzolo e dopo aver fatto un'altra precottura con della pasta grigia molto morbida continuo a creare le sfumature del manto. Per poi fare finalmente la cottura finale. Poi, con i colori acrilici specifici per modellismo, do le ultime sfumature per rendere più realistica la zucca. E con il Lisa Pavelka Magic Gloss rendo gli occhi più brillanti e vivi. Sono sicura che chi conosce i conigli avrà già riconosciuto che questo coniglietto appartiene a una razza particolare che si chiama giarra bianca. E la caratteristica è che sono tutti neri con qualcosa di bianco, il pancino, la giogaia, cioè il petto dei conigli, le scarpine, cioè la punta delle zampine, il contorno delle orecchie, il contorno degli occhi e il musino, naturalmente la codina che qui non vediamo. E la codina di tutti i conigli è sempre bianca perché brilla come una stella. Ma per chi conosce Celidonia già da un po', non avrà riconosciuto un semplice coniglio, ma avrà riconosciuto lei. Lei è Emily
ed è stata la mia maestra e musa ispiratrice per oltre 12 anni. Ed è grazie a lei se esistono i coniglietti di Celidonia così come voi li conoscete. Grazie a tutti per averci seguito fin qui. Noi ci vediamo al prossimo video e vi auguriamo una magica notte d'autunno, assieme a tutti gli amici, visibili e invisibili, che amate.